Questo quadro chiaramente ha dei segni di sporcizia, perché è stato buttato in garage senza, così all'aria aperta, quindi si è sporcato tantissimo. E come vedete ci sono dei segni evidenti di sporcizie varie sulla tela. Uno dei metodi che utilizzo io per la pulizia del quadro è quello di utilizzare sapone di Marsiglia, e attenzione che deve essere sapone di Marsiglia senza ammorbidenti e altre sostanze messe all'interno del sapone. Proprio il sapone è quello che si utilizza per lavare i vestiti e quant'altro. È un ottimo sgrassante e non è aggressivo, utilizzato pure nell'antichità. Un pennello per massaggiare il quadro e cercare di togliere quanta più roba possibile dal quadro, e poi vi attrezzate con una bacinella piena d'acqua dove utilizzare il pennello bagnandolo, e delle spugne una pezza. Attenzione che questo metodo viene utilizzato per i film ad olio, quindi io dipingo esclusivamente ad olio e utilizzo, cioè questo metodo va utilizzato per i dipinti ad olio, perché hanno un film che non assorbe l'acqua, è isolato, anche se poi va massaggiato leggermente, insomma non è che va proprio carteggiato quasi, cioè non deve essere sfregato molto, deve essere un pochettino pulito, cioè massaggiato per togliere quel sudiciume che c'è stato sopra il quadro. Attenzione a non utilizzarlo per le tempere, perché con molta probabilità sciogliereste il colore o lo danneggereste, quindi stiamo parlando di un tipo di intervento che si può fare, cioè che io faccio e che dovreste fare esclusivamente sui quadri ad olio. In ogni caso è sempre buona norma iniziare magari da un angolino che generalmente viene ricoperto con la cornice prima di passare in tutto il quadro, quindi magari fatelo asciugare prima con una pezza, magari lo tamponate per farlo asciugare e vedete l'effetto che dà, anche se poi questa pulizia, nel caso di questo quadro, è un quadro che poi deve essere ancora finito, quindi ci saranno ulteriori film di sopra, e quindi nel mio caso non ci sono grosse, diciamo, necessità, in quanto posso ancora rifinire il quadro con film successivi. Ma se il quadro fosse finito, dovreste utilizzare questa tecnica di andare su un angolino per prima di passare in tutto il quadro. Generalmente i quadri ad olio, se si vogliono pulire dopo decine d'anni che hanno preso polvere e altre sostanze che si depositano sul quadro, basta passare un panno leggermente umido, quindi non aggredirlo con delle sostanze tipo saponi vari. Generalmente si pulisce solo con l'acqua. Questo è un caso particolare e questo è il trattamento che gli stiamo facendo. Ora vi faccio vedere un attimino come procedere pian piano, e vi renderete conto di come si possa utilizzare questo metodo su un film ad olio. Vorrei farvi notare quanto è importante utilizzare i medium nei colori. Questo colore, vedete che viene via il colore, questo è un colore sottostante che io generalmente do con un colore che esce dal tubetto disciolto in trementina, direttamente con la trementina. E se io sciolgo il colore con la trementina, generalmente questo è un colore di fondo che poi viene ricoperto con un colore a medium. Se io sciolgo molto il colore con la trementina, il colore disgrega tutti quegli elementi che servono a tenere assieme il pigmento, quindi non è utile utilizzare i colori con l'essenza di trementina, perché non hanno la durata, cioè si disgregano e non hanno la durata invece di quelli che vengono utilizzati con un medium che gli dà durevolezza nel tempo. Quindi come vedete questo metodo mette pure a nudo eventuali errori che vengono commessi. Non è questo il caso, perché di sopra
ci avrei passato il folore con il medium, quindi in ogni caso non sarebbe successo questa problematica. Come vedete, per esempio, questo colore giallo è stato passato già con il medium e come vedete non viene via, vedete? Rimane impresso. La stessa cosa per quanto riguarda il fondo, che era quasi definitivo, e difatti vedete che il grigio non viene via.